Oh, buongiorno a tutti, ci troviamo qui a Villa Medici, che sarà la sede di una gara organizzata in collaborazione con Alberico, la WISP, con il comune di Rocca San Giovanni e con la direzione dello staff Villa Medici, una gara podistica che si svolgerà il 5 di marzo, che partirà da questa struttura. Ce n'è per tutti i gusti, ci sarà una gara di circa 13,4 km, una gara di circa 19 km e di circa 30 km. Sarà iscritta al Corri d'Abruzzo, c'è la possibilità di fare la doccia, di mangiare, di ritirare il pacco gara, il pettorale il giorno prima. Ci sarà anche un convegno sulla preparazione della maratona che si svolgerà il giorno prima della gara e quindi vi aspettiamo a braccia aperte presso questa struttura. Ok, buongiorno a tutti, il mio compito è quello di elaborare un po' il percorso che si snoda su tre distanze, percorso da 13,4 km praticamente, un'andata e ritorno partendo sempre qui da Villa Medici a Rocca San Giovanni con un piccolo giro nell'interno del paese. La 21 è simile avendo due giri da ripetere. E la 30 è simile, si aumenta soltanto qualche giro con un ristoro importante a 5 km, percorso un po' impegnativo ma alla portata di tutti. Allora, siamo contenti di essere venuti io con il nostro presidente dell'associazione a vedere il percorso. Abbiamo dato qualche consiglio per renderlo più, diciamo, più bello. E adesso Alberico ve lo illustrerà. Va bene, allora io direi ci portiamo sul percorso, ma che facciamo? Li invitiamo? Assolutamente sì. Assolutamente sì. Ci vediamo il 5 marzo, esattamente qui a Villa Medici. Ciao. Qui siamo proprio nel cuore del percorso, giusto Valentino? Esatto. Dove transiteranno praticamente tutti, dove ci sarà un bel ristoro per rifocillarci tutti quanti. In pratica, come abbiamo visto, si arriva da Villa Medici per un tracciato di 5 km e 100 circa, leggermente ondulato, direi anche un po' impegnativo, e nel primo passaggio si va dritti, si continua ad andare dritti, dove faremo una piccola pendice di circa 3 km e 2. Per la prima volta qui al bivio, la 13 km fa rientro a Villa Medici e la 20, circa 20, che poi sono in effetti circa 19 km, e la 30, che sono effettivamente circa 30 km, 29 e 9, verranno smistati dai nostri carissimi collaboratori e giudici WISP verso proprio il giro da 6 km, che è un po' il tema di questo percorso. Quindi, ricapitolando, abbiamo Valentino, correggimi se sbaglio. No, è tutto perfetto. 5 km e 100 per arrivare fin qui al, diciamo, all'ingresso di Rocca San Giovanni da Villa Medici. Una piccola appendice di 3 km e 2 che praticamente sarà un po' il saluto per la 13 km che rientrerà subito. Un giro di 6 km che poi comprende questa appendice di 3 km e 2 che viene ripetuto una volta per la 19 km, tre volte per la 30 km. E ci troviamo tutti a Villa Medici perché, come abbiamo già detto e ridetto, ci sarà la possibilità dell'aperitivo, chi vuole può fermarsi a pranzo. L'hotel Villa Medici veramente ha omaggiato per il pacco gara un bel aperitivo per tutti che potrete consumare il 5 marzo stesso, oppure tornare, oppure offrirlo, oppure regalarlo, come volete. Ci sarà ovviamente un bel pacco ristoro offerto dal Conad Adriatico e tanti tantissimi premi per tutti, perché poi verranno premiati gli assoluti della 13, gli assoluti della 20, gli assoluti della 30 ed anche le categorie, tutte le categorie della 13 km che tra l'altro fa parte insieme a tutte le distanze del circuito Corri l'Abruzzo WISP 2023. Ce ne sta un po' per tutti, insomma, dai, diciamo la verità, quindi dai, vi diamo appuntamento su questi luoghi. Rocca San Giovanni, 5 marzo 2020. A questo punto, per concludere veramente bene questa bella mattinata sul percorso del trofeo Borghi e Contrade, rimane l'ultima cosa che direi la dobbiamo fare proprio tutti assieme.
Appuntamento al 5 marzo. Vi aspettiamo.